One Podcast. Il doodle di Radio Capital. Oggi, 10 febbraio, ricorre l'anniversario dell'uscita del capolavoro di Carole King, Tapestry. Se Bob Dylan ha incarnato la figura del cantautore, Carole King è stata l'artista che ha inaugurato la stagione delle cantautrici, un modello per tutte le donne che dopo di lei hanno cercato di farsi strada nel mondo maschilista dell'industria musicale. Dicono che le mie canzoni hanno contribuito all'emancipazione femminile, ha raccontato, ma all'epoca non ero consapevole. Ho sempre pensato di essere accettata o respinta solo per quello che facevo, non perché ero donna. Carole Joan Klein nasce a New York il 9 febbraio 1942. È una bambina prodigio sia a scuola sia nello studio del pianoforte. Durante il liceo comincia a comporre le prime canzoni. A 18 anni, insieme al marito Jeffrey Goffin, scrive la sua prima hit, Will You Love Me Tomorrow, che le Shirelles porteranno al numero uno della classifica americana. Da quel momento il duo King Goffin comincia a sfornare successi a ripetizione per Aretha Franklin, Everly Brothers, Carpenters e tanti altri, diventando in breve tempo la coppia di autori più importante degli anni 60. Il divorzio da Jerry Goffin nel 1968 è un punto di svolta nella vita e nella carriera di Carole King. Incoraggiata dall'amico James Taylor, incide il primo album, Writer, che vende pochissimo. Soltanto un anno dopo, però, nel 1971, Carole King sforna un vero e proprio capolavoro della musica pop, Tapestry. È un disco pieno di canzoni che nel tempo diventeranno grandi classici. It's Too Late, You Got a Friend e I Feel the Earth Move su tutte. I feel the earth move under my feet. L'album rimane al primo posto della classifica americana per 15 settimane e vince 4 Grammy Awards. Dopo 17 dischi in studio, innumerevoli concerti e collaborazioni, Carole King ottiene il riconoscimento più importante per un artista pop. Nel 2021 viene inserita nella Rock and Roll Hall of Fame. La motivazione, dice, cantando la sua sofferenza, i suoi successi e i fallimenti, Carole King ha dato alle donne la forza per cambiare le loro vite e tutte insieme il nostro mondo. Era il doodle di Radio Capital a cura di Maurizio Rossato e Gianni Faluomo.